Beh, l'eccezionalità dell'opera sta nel fatto che ci troviamo di fronte ad un quadro firmato e datato. Datato 1659. Ecco, 58. Qui professore, 58? 58. 58, quindi attenzione, vedi che il professore è più attento. Sì, ma resta lo stesso, è un quadro firmato, datato, ma è un quadro particolarmente brutto, bisogna dire. È difficile fare un quadro più brutto, anche se ha è brutto ma interessante, come quelle donne che c'è, non è bello. Però, interessante dice... perché è firmato, interessante perché è buone condizioni, interessante perché è molto decorativo. Ma il pittore era proprio un depensante, perché un dipinto più piatto, perché allora tu fai una composizione in una piazza, quindi hai le rovine antiche e poi la Roma moderna, tutto giusto dal punto di vista della situazione, poi componi con tutti questi coriandoli di personaggi, i quali metti in cinque fasce, tutti, questa qui da vicino un po' più grande, una, poi due, tre... 4. È metodico. È metodico, sì, è un icoglionito. Ma lei non lo sa. Una scacchiera. Anzi, lo saprà sicuramente che Peter Van Bredel studiava matematica. Stavo esattamente per dire questo, che è uno che compone come fosse una scacchiera. Cioè, esattamente, c'è questo modello per cui è come se fosse una piramide visiva, vista da dietro, cioè esattamente il punto di vista prospettico, per cui parte più grande e va in fondo più piccolo. Ma è un esercizio dell'incoglionito, che ovviamente, siccome il quadro costa un decimo del suo valore, non c'è dubbio, perché qua siamo qua, vendiamo i tapiri di sale, noi i quadri li vendiamo li regaliamo, e comunque questo è un quadro molto interessante, perché... poi questo è un quadro che piace a Roma. Sì, poi è gusto signore, perché è orizzontale invece che verticale, sta bene sopra un divano, è decorativo, si può comprare a Roma perché c'è Roma, o anche a Milano perché uno così pensa a Roma, come quella volta che scoprì le vedute meravigliose che chiamai le ville impossibili, nella casa di Desdemola e Palazzo era Corner, mi pare, comprato da Bagnasco all'epoca, c'erano delle vedute meravigliose che poi io attribuì a Diziani e a un vedutista, che rappresentavano invece che Venezia delle vedute di campagna. Perché? Perché uno che si affaccia sul Canale Grande ce l'ha già lì Venezia, quindi le Venezie di Canaletto erano fatte per andare in Inghilterra, dove non c'è ovviamente Venezia. La Venezia per i veneziani è Venezia, le vedute d'interno erano come uno che gira le spalle al Canal Grande e vede la campagna. Allora, con questa logica, questo dipinto, se uno è di Roma lo compra perché è di Roma, se uno è di Milano lo compra perché così vede Roma, per cui ci sono una qualità di compratori sterminati, chiunque può comprare questo dipinto. E se uno è di Anversa lo compra perché vuole fare il viaggio in Italia, oppure perché è nato ad Anversa. Fatto sta che siccome noi lo vendiamo a una cifra ridicola, che io non so cosa sia ma sono certo che è ridicola, diciamo che io lo valuterei 150.000 euro. Noi lo vendiamo a 63.750. Ecco. E allora vuol dire che voi considerate questo pittore più pirla di quello che lo considero io. Cioè io lo considero già abbastanza pirla e voi ancora di più. E quindi è un quadro, continuiamo a spendere qua. La tecnica della vendita, chissà qualche cosa comporta. Che cosa? Che bisogna dire che tutto è meraviglioso. Sì, certo, se uno dice la verità, no, è un guaio. No, possiamo dire che il quadro è buono, firmato, datato, giustamente antico, ben conservato. Quindi tutte buone ragioni, non è che se uno lo compra, però che questo sia, non dico un bel quadro perché è anche un bel quadro, per evitare di parlare male, che sia un quadro intelligente, no, è un quadro di pirla. Cioè, uno che, facciamo un quadro per la signora che così giustamente, non possiamo dire che è uno che ci ha messo i coglioni, insomma, questo è un pittore senza coglioni. Ma possiamo dire che è un quadro per il mercato dell'epoca? Fatto, per il mercato, è ancora di più per il mercato di oggi. Ancora perché di più all'epoca per il mercato di oggi. Era un quadro per il mercato perché ce n'erano tanti, oggi un quadro per il mercato perché ce ne sono pochi. Quindi essendo, diventa un quadro perché mentre di Amigoni ce ne sono solo due nel mondo, li abbiamo tutti e due noi, di Van Baden, come si dice, Breda. L'ha insegnato lei che quando ci sono due libri rari bisogna avere tutti e due, se non avere due, perché altrimenti li prende un altro. Di Breda ce n'è uno solo al mondo e ce l'abbiamo noi, per il di più firmato. E, dico, non so, e non vogliamo comprarlo a 63.000. Secondo me, io credo che sia un problema sia questo. Questo Corbelli, con tutto il culo che ha, oltre ad avere noi come suoi gioielli, cioè i buoni e i cattivi, ha deciso di risparmiare sulla rete, per cui continua a fare queste trasmissioni che si vedono soltanto
in Molise. Cioè, se noi siamo qua a parlare solo per il Molise, dove non c'è nessuno, dovremmo avere almeno Rai 1, vuol comprare un po' di spazio, o anche, non so, Italia 1. O anche sarebbe meraviglioso. Potremmo finalmente, ogni volta che parliamo, partono i dipinti. Noi siamo qua a parlare telefonate. A 10 polli in Molise, a 13 a Rimini, io poi sono sicuro che qualcuno li vede a Pescara, per dire, ma così di passaggio. No, e quindi noi siamo molto al di sotto delle nostre possibilità. Perché abbiamo bisogno di una rete più grande. Certo. Così, Breda potremmo venderlo non soltanto immediatamente, ma potremmo dire Breda costa. Ma pensa il Guercino, che cosa significa? Breda lo vendiamo alle 17.01 a 63. Pronto, alle 17.02 a 65, e di minuto in minuto cresce, e alla fine della puntata lui compra, spieghiamolo, lui compra degli spazi su Rai 1 con noi due, paga il servizio, e però i quadri aumentano di minuto in minuto, perché farebbe notizia, certamente. Sarebbe sicuramente, non, invece siamo qui, ci sarebbe uno scandalo, siamo qui a Telepotenza, siamo a Telepotenza, a Telematera, dove siamo, roba da pazzi. Telemarketing, pronto, dimmi. Telemarketing, ti vuoi parlare anche tu, domani dove sei? Allora, sarai una mezza sega. Io continuo a